Ci siamo, ragazzi, portiere. Tutto pronto. L'inizio del match tra Cadreghe e Hammers. Pallone lunghissimo, sorgente col pugno. Migna imposta l'azione da dietro. Apre per Dell'Acqua. Dell'Acqua, la scucchiaiata dentro. Cacace di testa. Rapido. Aspetta, calcio di punizione. E il gol di Giuliani. Che punizione. 1-0 per le Cadreghe. Giallo, secondo me, guarda, 26-27 ce la puoi fare abbondantemente, dai. Visto che studiando da, 0-0. Da anni. Visto che qui è a fine 0-0, spero per lui che prenda di più il 26. Palla dentro, Castagna di testa. Occhio a Giuliani, il sombrero di Giuliani e l'autogol di Megna per anticipare Giuliani. Fatto la frittata. Sorgente non può nulla. Sfortunatissimo qui Migna. 2-0. Contrasto tipo un minuto di contrasto. Sì, sì, tipo, sì. E detto, Giovanni, basta. Attenzione! Qui sulla rimessa laterale. Distrazione della difesa delle Cadreghe. Partita riapertissima adesso. Una dormita generale. E arriva il 2-1. Trova compagni da servire. Alla fine regala il pallone a Colicchio, poi Paduano, pallone al centro per Dell'Acqua, ancora Paduano, rapido qui, decisivo, poi Dell'Acqua, ancora Dell'Acqua, alla Francesco, fine Francesco, deciso, chiude tutto Castagna, palla invece dentro, Paduano la tocca, ma non trova lo specchio, buona occasione qui, Chiurazzi alla rimessa, palla forte dentro, Santa Lucia, mette fuori ancora Chiurazzi, il palo, reazione di Colicchio, palla sul palo, la sponda qui per Paduano, Paduano si gira, Colicchio allarga per Ferretti, Ferretti col mancino la mette dentro, Chiurazzi diventa quasi un tiro, rapido, parte Santa Lucia, alta sopra la traversa, buona occasione qui per le Cadreghe, finita alla fine Camardella, può ripartire in contropiede, Camardella apre per Giuliani, si gioca Cacace, fermato da finita, poi Giuliani il contropiede, 2 contro 1, Giuliani la botta con i piedi, sorgente dice no, sorgente ancora lunga avanti, la tocca Paduano, la traversa, che occasione qui a pochi minuti dalla fine del palla forte dentro, non arriva nessuno, in questa occasione finisce il primo tempo, punteggio di reso il secondo tempo tra Cadreghe e Hammers. Avanti sempre gli Hammers. Ah, state perdendo quindi? A posto. Le Cadreghe. Oddio, se mi accorgo. Camardella qui difende il pallone. Bello il tacco a servire Cattaneo. Migna anche lui col tacco. Una bella chiusura. Poi il tunnel di Camardella. Pallone che rimane lì. Ha finita, poi è sorgente toccare per ultimo nel tentativo di anticipare a finita, secondo autogol di giornata, quindi questa volta è sorgente. Castagno qui in surplus, apre per Camardella, Migna capisce tutto, chiude ogni corridoio di passaggio, poi Cacace la gran botta, palla sul calcio di punizione, va Paduano, barriera piena, poi riparte, ha finita contro tutti, ha finita, arriva sulla destra Cattaneo, il contropiede vincente delle Cadreghe con Cattaneo. Ferretti ci prova a giro, rapido, con una mossa da backer, quasi palla bolista che termina fuori, Chiurazzi, a spazio Chiurazzi, allarga per Paduano, Paduano fermato da Santa Lucia che riparte, Santa Lucia fino in fondo, Santa Lucia salta tutti, Santa Lucia la mette dentro, Giuliani se lo divora, gente dentro, Paduano tutto solo di testa, palla alta, ha morito, attenzione Cattaneo, liberato Cattaneo, la mette dentro, festival del liscio nell'area di rigore degli Hammers, nessuno riesce a toccare, un minuto, Cattaneo se ne va, Cattaneo mette il turbo, Cattaneo la mette dentro, Giuliani non riesce
a trovare la rete. Ma sul secondo palo la fa rimbalzare Camardella e arriva il gol di Camardella. Dilagano le cadreghe nel finale. I Hammers hanno praticamente mollato. 5-1 cadreghe, tutti a casa. Finisce qui la partita, 5-1 per le cadreghe, il migliore in campo, eh? Migliore in campo io direi Cattaneo, perché oggi ha fatto una prestazione. Cattaneo, una grandissima prestazione. Andiamo, allora, siamo con Cattaneo, il migliore in campo, vediamo la medaglia. Il migliore in campo, vittoria per 5-1 delle cadreghe. Avete dilagato, una bellissima vittoria, avete dimostrato grande tecnica, tattica, soprattutto avete corso tutti per tutto l'arco 50 minuti e poi sul piano fisico sono viste le vostre migliori doti. Contate che i tre migliori fumano. Ecco, quindi strana come cosa. Senza. Vabbè, bella vittoria, finalmente anche Colicchio, l'ultima cadega, gioca con noi. È tornato, mo dobbiamo un attimo mettere un po' in forma, però prima o poi arriverà anche il suo momento. Va bene, senti, dopo la prima sconfitta la settimana scorsa sono arrivati 3 punti, quindi servivi tu, ecco. Servivo io e anche il portiere, manca un portiere, ma Onesta oggi ci ha difeso bene, degnamente, infatti non ha messo tutte gli 8 euro della quota, però. Da, va bene, l'importante è che para. Infatti. Va bene, complimenti per la vittoria. E in bocca al lupo per essere tornato. Ciao, ragazzi. Ciao.